Lo sportello del cittadino vuole essere anche propositivo. Certo, Taranto vive il dramma del disastro ambientale prodotto dall'Ilva, ma esistono percorsi alternativi. Taranto è una città di mare e mare vuol dire pesca. Segretario, buongiorno. Segretario Pietro, buongiorno, della Huila Puglia. Ecco, cosa si sente dire alle istituzioni tarantine per invertire la rotta, per ritornare alle nostre origini, quelle marine e quindi marinare e quindi la pesca? Dico alle istituzioni che bisognerà continuare, ma ancor più fortemente investire in un settore come quello agroalimentare, ma anche nel settore ittico. L'alternativa alla grande industria è il settore agroalimentare. Dobbiamo lavorare tutti fortemente, tutta la filiera deve lavorare, dalle istituzioni alle associazioni datoriali, quindi le associazioni di categoria, le associazioni di lavoratori, per creare una filiera forte che possa dare un'alternativa a una città e un territorio come quello tarantino, che in questi anni in qualche modo sono stati mortificati dalla presenza della grande industria, che in alcuni casi insomma non sempre è rispondente a quelle che sono le esigenze, perché ormai la nostra società la sola esigenza di lavoro non è l'unica esigenza a cui le istituzioni devono rispondere. Oltretutto io dico sempre che con la scelta industriale è un po' come se Taranto fosse stata violentata rispetto alla sua origine, una città di mare che doveva vivere di turismo, di agricoltura, di pesca. Beh, certo, è compito delle istituzioni, è compito a questo punto del governo regionale, ma non solo, anche del governo nazionale, darsi una mossa, in qualche modo darsi da fare per cercare di non stravolgere quelle che sono le nostre bellezze paesaggistiche, che possono essere sicuramente legate alla tutela del lavoro e all'incremento di un settore che può dare davvero sviluppo per un territorio, in modo da creare occupazione, creare nuove possibilità, ma allo stesso tempo tutelare il nostro paesaggio, tutelare la nostra gente.